Progetto Giona, che è iniziato con i sani stili di vita rivolti alle persone, negli ultimi anni si è declinato anche verso l'ambiente, perché oltre a questo rapporto olistico fra il corpo e la mente, noi diciamo bisogna salvaguardare anche il nostro pianeta e quindi l'ambiente, e per questo anche già da quest'anno i ragazzi hanno presentato alcuni video che hanno questo tema, e noi con vari enti, l'università e altre scuole, stiamo portando avanti questo tema molto importante, cercando di far capire come anche molti sani stili di vita sono d'aiuto sia per noi ma anche per la salvaguardia del pianeta. Siamo partiti con questo percorso che è basato su tre step fondamentali. Il primo è stato quello di partire dalle conoscenze basilari sulla buona alimentazione, quindi la nostra piramide alimentare toscana. Il secondo è andare ad analizzare i comportamenti che i nostri ragazzi hanno purtroppo riguardo al cibo spazzatura, che sono comportamenti che possono appunto portare anche a delle patologie. E il terzo è stato un'indagine interna al nostro istituto. I nostri ragazzi hanno fatto appunto domande ai loro compagni e hanno evidenziato appunto dati che purtroppo sono dati evidenti a tutti, nei quali appunto si evince che alcuni consumi alimentari sono portati da delle corrette, delle scorrette informazioni, e quindi che invece una corretta informazione è sempre lo strumento principe. Noi nei primi anni della costituzione del CACIT abbiamo fatto le giornate oncologiche a Retine, dove abbiamo invitato dei luminari. Lo abbiamo ripreso come nome, però abbiamo cambiato il concetto e abbiamo coinvolto i ragazzi delle scuole medie superiori, ed oggi anche c'è una scuola media inferiore, per cominciare a parlare di prevenzione, però visto dal punto di vista dei ragazzi. I giovani sono bravissimi, hanno approfondito tematiche relative all'alimentazione, alla attenzione che dobbiamo avere nell'assumere cibi e le conseguenze di queste nostre difficoltà, di questo fatto che non pensiamo molto a quello che mangiamo. Chi mangia bene sta anche bene. Noi come Rotary sono anni che seguiamo questo progetto, dal 2015, io sono presidente per un anno, tutti i presidenti hanno seguito il progetto Giona, continueremo a farlo. Qui c'è un percorso triennale che stiamo facendo, inizia oggi e tutti gli anni avremo una giornata oncologica.